Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come state, masselli miei? Allora, tutto bene, tutto bene? Oggi, come vedete, sempre per la rubrica viaggiamo leggeri, zac zac zac, pieno come una mucca pakistana. E niente, sveglia prestigio oggi alle 6 perché si va a arrampicare, come se non si fosse capito. Quindi dove andiamo di bello? Non lo so nemmeno io, perché il tempo è un tempo da lupi. Io penso che o sarà Bolzano o sarà Arco. Io però Bolzano vivamente, perché Arco ha messo acqua già dalle 9, quindi il tempo che andiamo giù, 7:30, 8:30, 9, andiamo a prendere acqua. Comunque adesso c'è l'incontro in Saleva con il pranzo in Fede, il Zadrone, e dopo da lì decidiamo cosa andare a fare. Quindi adesso sto arrivando in macchina dopo questo chilometro di riscaldamento muscolare. Mettiamoci tutto in macchina e poi ci si vede in Saleva. Ciao! Boom! E siamo di nuovo alle placche, ragazzi, da Bolzano alle placche. E un attimo, eccolo anche il pranzo. Aspetta, qua c'è il Fede. Guarda, guarda lì. C'è un sacco di gente oggi. Ciubecca di... Questi sono gli... Crema e... A presto. Ciao Masselli. Ehi Masselli. Allora, a parte il giubecca momentaneo, siamo riusciti a scegliere la via che andiamo a fare. E l'idea è quella di andare a fare per sé, no, Isis migliorata su dei tetti raccapriccianti. Adesso magari guardiamo la strada. Quindi adesso direzione Arco, giusto? Sì. Strada libera. Direzione Arco, parcheggiamo alla Zingara e poi bam, su Isis, perché andiamo a fare una bomba di via, ragazzi. Qui c'è un problema di fondo, però, che ogni volta che vado ad arrampicare con Giacomo, o ha diluviato il giorno prima o sta arrivando il diluvio. Forse è meglio che... Ecco, quindi se sapete che se venite con me, guscio e ombrello nello zaino. E via Isis migliorata, via Persefone o via Penelope, le tre alternative al momento. E adesso lo scopriamo a... appena arriviamo. Esatto, vediamo cosa facciamo. Tutte vie sul settimo, 6B, settimo, diciamo. Sì. Speed, Clessidre, forse qualche friendino. Friend numero 3. Friend numero 3. Quindi, ecco, commentate sotto il friend numero 3. Medio, grande, piccolo. Esatto, c'è medio sempre... o grande il 3? Sempre questo dibattito su cosa significa friend medio grande. Commentate sotto. Voglio vedere i commenti. Ed eccoci di nuovo Masselli, sempre nella stessa location. Adesso avete sentito le vie che volevamo fare, adesso ci stiamo incamminando e niente, camminatina per lo scaldo, preparati, abbiamo preso tutto il materiale sia per fare spittate sia per farle un po' più alpinistiche con i friend, i dadini, Zadrone, li lasciamo anche in macchina per il brodo dopo e niente, adesso ci incamminiamo e andiamo a fare la via. Io penso che faremo Isis migliorata proprio per un'esplosione, mettiamola così. E niente, adesso ci vediamo all'attacco della via. Eccoci sotto l'attacco alla parete, cordate fatte, col Fede oggi, e si spinge. La Isis nuova, non vecchia. Una bomba, ragazzi, continuerò a dirlo oggi probabilmente. Qua c'è il Franz. La Isis, una bomba. Sta facendo sicura in questo momento.
Ah, perché è sempre bello, no? Quando sei in giro così che fai il video e dopo vedi che un'una tieni la fotocamera e poi quell'altra gesticolo. E sei lì e dici, ma forse fare sicura. Però vale. È quando recupero da due, quindi dai. Ci sta. Niente, via Isis migliorata. Dovremmo avere un passo di settimo, quindi dieta tranquilla. Sono già partito a chiodo proprio. Boom! Su. Passo atletico supera il primo passaggio e via. E qua poi c'è il Fran. Vai Elena, sei già online. Quindi adesso mettiamo via il telefono, mettiamo sulla GoPro, facciamo una pisciatina e via. Guarda, bello. Da fare una vista alla prostata. Esatto, qua ragazzi. Sempre più vecchi, sempre più vecchi. Vabbè, ci vediamo dopo. Bin Laden esce dal sarcofago come i vecchi imperatori. No, che imperatori? Come si chiamano? I faraoni egiziani. Ale, ma quante cazzate fuori? Siamo qualche chilometro di distanza da uno all'altro. Grandissimo. Infatti adesso arriviamo al tiro chiave dove ci divertiremo molto su queste lame e placche di settimo passaggio, anzi settimo meno, molto intrigante come cosa. La via bellissima, sale tutta questa paretona qua, un po' problematica la questione sassi, scendono comodini, frigoriferi e lavatrici a volte. Quindi sì, se volete rifare gli elettrodomestici in cucina è il posto giusto per venire. Adesso Giacomo farà vedere come ghisolfi le prese del tiro chiave. Esatto, come tenerle. Vi facciamo sentire il feeling proprio delle prese con questo video qua. L'importante è che dopo le teniamo, però vabbè, dai. Quindi ci vediamo dopo. Passaggino.
la placca che è la fessura comunque. Ho trovato molto difficile l'uscita dalla placca per entrare in fessura. Forse sono rimasto troppo alto. L'uscita dalla placca per entrare. No, quella devo essere sincero, l'ho trovata difficile anch'io. Perché secondo me siamo stati alti. Io l'ho presa alta, non l'ho, l'ho presa bassa. Ok. E poi ho tentato, ma mi pareva dura. Allora mi sono alzato tantissimo. E di destro, e poi sono andato a prendere una la fettina, sì, quella, sì. E poi mi sono buttato dentro. Ah. Quindi ragazzi, commento a caldo, direi grande via, portato a casa il tiro. Bravo. Non abbiamo muto, non abbiamo fatto niente qua. Grandi, settimo meno a casa, settimo, in tasca. Buono. Anche settimo, commentate voi sotto. Se l'avete fatta, commentate sotto e dite secondo voi che grado è. Quindi adesso commenti a caldo ce li avete. Via bellissima per il momento, manca l'ultimo tiro, ormai il fatto, il duro è il fatto, quindi bello. Niente, adesso il Fede si prepara e via, uscita, e poi direi che un'altra magari. L'orario è, sì, direi birra time. E via che il Fede è partito per il quinto e ultimo tiro. Vai ragazzi. Ed eccoci qua, mascellini belli. Siamo arrivati in macchina, come avete visto, Bergai in cima. Grande uscita, tanta tanta roba, bellissimo. E ha iniziato a piovigginare, quindi appunto arrivati in macchina. Adesso mettiamo via tutto, facciamo la divisione dei panni dei pesci e poi si va verso il bar delle placche zebrate, dove io penso che qualche birretta, almeno una, ce la beviamo. E dopo lì facciamo il punto della situazione. Quindi a dopo. Ed eccoci qua, post pranzo, post birretta, fatto tutto. Stiamo tornando a Bolzano, che andiamo a fare due blocchi. Però quelli li lasciamo per un'altra volta, per un altro video. E quindi, come sempre, adesso un buon saluto. Tanto lo sapete già, ma stay angry, stay sexy e get mascelli. Alla prossima!